Ciao fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, il mio ragazzo ha comprato questo orologio della Huawei Watch GT2. È un orologio che va collegato col telefono. Vi faccio vedere l'unboxing dell'orologio. Ovviamente non è un granché, ma quando compra il mio ragazzo le cose non è che le fa vedere bene. Lui vuole fare tutto veloce, per cui il video proprio è come se, appunto, come avete visto, l'ho fatto un po' più veloce. Va collegato con il cellulare, che dall'app del cellulare va collegato l'orologio. Va collegata l'applicazione dell'orologio al cellulare e in più potete rispondere, ricevere le chiamate e i messaggi, ad esempio di WhatsApp. Per cui io vi lascio il video, spero che questo video vi piace, fatemelo sapere in un like e un commentino qua sotto. Detto questo, vi lascio al video. Questa è la scatola, dentro troviamo l'orologio con il cavo per caricare l'orologio. La base di ricarica. Il cavo è fatto così. L'orologio è fatto così, col cinturino in silicone, con la base. Poi vabbè, ci sono le istruzioni. Questo è un Huawei Watch GT2. Tra il GT2 Pro e il GT 3 non cambia niente, in poche parole cambia poco. Noi abbiamo preso questo. Sì. Adesso lo proviamo a accendere, per cui faccio sia un unboxing che proviamo a vedere anche come è fatto quando lo accendi. È nero, c'era anche quell'altro cinturino tipo argento. Qua ti spiega come accendere, come spegnerlo, come caricarlo. Si accende così. Con quale tasto? Questo. Col destro, in alto. Selezioniamo la lingua. Selezioniamo la lingua italiana. Scusi, verso l'alto. Devo scaricare lui. Ovviamente va scaricata un'app sul telefono. Tutti questi procedimenti vanno fatti quando ovviamente acquisti questo orologio o acquistate. Questa è l'applicazione, si chiama Huawei Salute. Adesso ovviamente
vi dico più o meno che cosa c'è dentro, che cosa fa, eccetera. Dovrebbe far tutto. È resistente all'acqua. Ovviamente va installata l'applicazione. Adesso ci sono i passaggi dove ovviamente voi dovete andare avanti, accettare, eccetera. È facile. Qui va messa la password e l'email. Dopo aver inserito i dati, si collega. Allora, vi faccio ascoltare il volume, cioè la musica che si sente nel loro. Sperando che il copyright non me lo segna. Allora, il volume è ottimo perché si sente bene, sembra tipo una cassa. Dietro, beh, ci sono, quando lo metti al polso c'è, mi sembra anche il bat. Comunque nelle istruzioni ci sono scritti tutti i procedimenti di come fare per collegare il telefono dall'orologio al telefono. C'è in italiano anche. Allora, vediamo. Questa è la schermata che viene fuori. Ovviamente è carica la batteria perché l'abbiamo caricata al 100%. Qui ci sono quanti passi è fatto. Poi qua c'è la musica. Qui ti dice il tempo, il meteo, quanti gradi ci sono. Poi l'aggiornamento, l'orario. Qui dice lo stress. Qui ti dice il battito. Vabbè, adesso ce l'ho sulla mano. Però, poche parole sulla mia mano, il battito è 120. Disegna il battito. Poi, vediamo. Beh, è veloce da... Il touch è veloce. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ok. C'è la frequenza cardiaca. Lo stato dell'allenamento. Ve lo faccio vedere dopo perché adesso deve configurare l'orologio. Che è sempre sul telefono. Perché deve essere collegato, in poche parole, all'applicazione. Puoi scegliere anche il profilo. Beh, su però non è male, è carino. Allora, se schiacciate due volte vi dice che cosa c'è. In poche parole, c'è l'allenamento, registri allenamento, lo stato allenamento, la frequenza, la SP02, registra attività, ti dice anche il sonno, lo stress, gli esercizi di respirazione, registro chiamate, contatti, musica, barometro, bussola, notifiche, meteo, cronometro, timer, sveglia, torcia, trova telefono e le impostazioni. Questo è tutto quello che c'è dentro. Come in impostazione trovate gli auricolari, cioè il Bluetooth, poi c'è il display che lo puoi cambiare, i suoni, l'intensità, non disturbare, tasto giù, poi questo qua ancora l'allenamento, postazione dell'allenamento, il sistema, l'informazione. Invece se schiacciate qui, allora vediamo, andiamo indietro, ok, questo è quello che... Ah, ma l'hai cambiato? Sì. Tramite il cellulare ha cambiato lo sfondo, che è questo qua.
Adesso è lunedì 3 gennaio, sono le 21:25. Comunque anche dal telefono praticamente puoi cambiare sia lo sfondo che vedere tutto tramite app. Fammi vedere. Queste sono le funzioni. Non so se fa chiamata, fa anche chiamata. Allora, questi sono gli sfondi che potete trovare e ovviamente schiacciare quello che volete di sfondo. Meglio metterlo così, se no c'è troppa luce. E in questo... Gli altri sono a pagamento. Ah, certi sono a pagamento. Sì, non li ho tutti. Quindi consigliati sono a pagamento. 5 euro per uno sfondo. Sta cavolo. Comunque questi qui, cioè sono quelli a pagamento che costano sui 5 euro, 2 euro. E ci sono altri sfondi che puoi installare, almeno da quello che c'è scritto installa, ma non è a pagamento. Invece... Ma volevo vedere l'app com'era. Questa non è l'app. Come non è l'app? Sì, questa. Ti dice quanta batteria ha l'orologio. Ti dice anche se è connesso l'orologio, i passi, le calorie e la distanza che fai. E poi puoi mettere la musica. Ad esempio, non è vero perché non hai fatto 1300. Ma dai. No, perché l'avevo già configurato solo con il cellulare. Comunque 22 kg. Sì, beh, ma questi qua non sono proprio veri. Comunque direi che per il momento, che carino quello di Natale. Ah, scaricato. È bello. Comunque, vabbè, ovviamente lo deve testare. Quando lo attesta, che poi mi dirà come si è trovato. Ah, qua c'è la sveglia, la luminosità, trova telefono e niente. Queste sono quelle che c'è dentro, in poche parole. Comunque, quando lo testa bene, vi farò una recensione a parte. Questo ovviamente era un video per farvi vedere come si installa l'orologio e come è fatto, che cosa c'è dentro. Per cui credo che non c'è niente da sapere per il momento, perché ancora dobbiamo capire come funziona. Vi dico che questo è il GT2 da 46 m, perché c'è anche, mi sembra, quello da 47, credo, non mi ricordo. 42, questo è quello più grande. C'è quello da 42, quello da 46. C'è anche il GTA 2 Pro e il GTA 3, che è quello nuovo uscito. Cambia il cinturino e il modello. Ovviamente il modello di GT 3 non è così, ma è senza i numeri, in poche parole. E da quello che mi hanno detto non cambia niente, cambia solo, ovviamente, solo il modello. Per il resto, Huawei GT2 o Huawei GT3 alla fine è uguale, solo questo cambia. Per cui, se volete la recensione dell'orologio, quando ovviamente l'abbiamo provato per più di un mese, vi farò poi la recensione. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se ovviamente avete qualche domanda, eccetera, se riesco a rispondervi su quello che dipende dalla domanda, ovviamente vi risponderò sotto nei commenti. E questo è tutto. Questo era il video. Spero che avete un po' capito come funziona, anche se è un po' veloce.
Comunque, se volete sapere qualcosa o qualche dettaglio in più, scrivetemelo qua sotto o in privato tramite mail che io vi rispondo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e vi aspetto anche su Instagram. Vi lascio qua il mio Instagram. Con questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!